Sono Deborah, sono caregiver di una persona con patologie respiratorie e faccio parte dell'associazione Respiriamo Insieme. Oggi vi spiego perché, per le persone con fragilità e problematiche respiratorie, il Covid è ancora un rischio. Una patologia respiratoria coinvolge un organo bersaglio che è il polmone e chiaramente un affaticamento dal punto di vista delle capacità respiratorie. Durante il periodo pandemico molte delle sintomatologie di questi pazienti erano coincidenti con la sintomatologia del Covid e quindi era per loro molto difficile comprendere la differenza tra i sintomi tipici della malattia e i segnali che potevano essere invece riconducibili al Covid. Quindi questo ha spaventato molto i pazienti che peraltro si sono visti privi dei loro riferimenti principali, in primis il pneumologo, perché sono stati tutti dirottati rispetto alla presa in carico dei pazienti Covid e quindi molti di questi pazienti si sono trovati un po' disorientati. Per esempio il mio familiare che ha una BPCO è all'ossigeno al bisogno si è trovato a dover riconsegnare in farmacia la bombola e quindi a privarsi del suo sostegno in caso di riacutizzazione. Quindi ha superato la paura di trovarsi senza l'ossigeno all'occorrenza con un valore più alto che quello di poter aiutare chi in quel momento aveva più bisogno di lei. È stato difficile ritornare alla normalità. È più difficile per i pazienti con problemi respiratori perché prima si sentivano forse un po' più protetti. Ora invece diciamo che se abbassiamo la guardia, queste attenzioni se vengono meno, loro sono un po' più a nervi scoperti, quindi è più facile per loro che se anche incorrono in una banale infezione o sovrainfezione, loro possono rischiare comunque un nuovo ricovero ospedaliero. Loro hanno imparato tanto dalla pandemia e si sono aiutate tanto, quindi la solidarietà tra i pazienti io mi auguro che possa rimanere, ma ne sono certa. Noi abbiamo assistito anche a pazienti che tra di loro si sono aiutati, per esempio abbiamo la community, quindi si scambiavano consigli, ma anche banalmente su come reperire farmaci o presidi che erano magari non di agevole reperimento nel periodo della pandemia e quindi i pazienti tra di loro si sono dati una mano. Diciamo che il Covid ci ha resi tutti un po' più responsabili. Il ricordare anche le misure igieniche di base, ma banalmente lavarsi le mani e un minimo di distanziamento sociale per proteggere le persone fragili, ci ha in qualche modo reso più consapevoli dell'importanza della salute. E questo è bene non dimenticarlo, perché le persone fragili continuano ad essere intorno a noi, non scompaiono, e quindi i malati oncologici o piuttosto chi ha problemi respiratori di una grave entità sono intorno a noi ed è a loro e per loro che non dobbiamo dimenticare, proprio per proteggerli, che tutto ciò che noi abbiamo fatto dobbiamo continuare a farlo.